Questo è un Pinot Noir del 2013 di Ross Cobb. Iperdecantato con un frullatore a immersione per risvegliarlo dal suo torpore. Note di rovere sloveno, di ciliegia e di tabacco e un leggero senso di desiderio e nostalgia. Sì, gustatelo. Desiderio e nostalgia, i miei preferiti. La prossima portata si chiama Memoria ed è quello che vuole evocare. Un mio ricordo. Vi racconterò un mio ricordo. Quando ero un bambino e vivevo a Waterloo nell'Iowa, il martedì era la serata dei tacos. Oh, sì. Martedì tacos. E questa qui, questa signora qui, è mia madre. Come vedete, un po' ubriaca. Non è insolito. Quando avevo 7 anni, un martedì, mio padre piombò a casa ubriaco. Molto ubriaco. Niente di insolito. Mia madre andò in collera e si mise a urlare. E a quel punto lui prese il filo del telefono, glielo avvolse intorno al collo e cominciò a stringere forte. Io piansi. Urlai e lo supplicai di fermarsi. Per farlo fermare, alla fine dovetti pugnalarlo alla coscia con le forbici da cucina. Te lo ricordi, mamma, vero? Immagino che avrei dovuto pugnalarlo alla gola quella sera. Ma non si è tanto svegli da piccoli. Fu, come potete immaginare, davvero una memorabile serata dei tacos. Oh, grazie a Dio. Insomma, che cazzo significa? Teatrale. Ti è piaciuto? Sì, la storia che c'è dietro, ciò che fa di lui uno chef artista. Sembra il caso di dirmi. Questo qui è il senso del memorismo nero. Quindi, qui avete cosce di pollo di Bress affumicate in casa al pastor e le nostre tortillas fatte con la massa tradizionale, uno dei piatti distintivi di Hawthorne. Grazie. Il nostro menù cambia di continuo, ma come sa la signorina Bloom, questo è stato un punto fermo fin dall'inizio. Con quello lei ha detto... Salirà sulla ribalta. Sulla ribalta? Di preciso quale ribalta sarebbe? Chi lo sa? Comunque, poiché noi innoviamo sempre e paventiamo la banalità. Un aggiornamento di un classico. Le immagini sulle tortillas sono state realizzate con una macchina a laser. È la prima volta che viene usata. Speriamo che questa serata del taco evochi ricordi intensi a tutti noi. Buon appetito. Guarda! Cosa? Chiamando il dottor Sunshine. Oh mio Dio, me ne ero dimenticata. Stupida parte, pessimo copione. Riprese divertenti. Magari è uno scherzo. Siete amici, no? Sì, no, proprio amici. Insomma, lo sai, ho forse degli amici. Aspettate, ragazzi, ma che cazzo? Queste sono... Come le ha avute queste? Non va bene. Mi scusi. Posso aiutarla, signore? Sì, che cosa... Diavolo sono queste? Sono tortillas. Cristo, tortillas deliziosas. Sì, cosa sono queste? Queste sono tortillas. Con i registri delle tasse della Ecobright e altri documenti che dimostrano come la vostra società abbia creato fatture false. Come li avete avuti? Mi dispiace, ma lo chef non rivela mai le sue ricette. Sapete di essere rovinati? Faremo chiudere questo posto entro domani, lo sa? Oh, no, non sarà affatto necessario. Ok. Buon appetito. Questo sei tu e... Chi è questa donna? È un falso. È una specie di stupido scherzo. Non devono fotografarti senza discutere. Piantala di discutere, cazzo, e lasciami ragionare, ok? Devo rimediare in qualche modo. Beh, te lo dico io come rimedi. Mandi indietro questo schifo. Mi scusi. Mi scusi, signore, Margo, senta. Margo! Ma cosa fai? Hai schioccato le dita in faccia a me? Sai quanto tempo era che provavo a prenotare qui? No, e non me ne frega un granché. La portata, tu non la rimandi in cucina, ragazzina.